cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale. Un saluto molto affettuoso da mia parte e voglio salutare a tutti i testimoni di Geova che mi hanno iscritto privatamente al mio posta di YouTube per dare sua opinione e per desiderarmi auguri per i miei video che ho caricato in YouTube. Mia intenzione qui in YouTube è soltanto far conoscere a tutti voi quello che la società Torre di Guardia occulta a tutti voi e che loro non vogliono che voi sappiate dal suo passato. Mia funzione qui, cioè, è dare a tutti voi, lasciare nella tavola sua tutte le pubblicazioni che io avevo in mio potere per dimostrare che questa religione non è il condotto che Dio sta oggi usando nella terra, come loro lo dichiarano. Però prima di tutto voglio sua comprensione perché io non parlo bene l'italiano, perché non è mia lingua madre, e gli chiedo la sua comprensione per qualsiasi errore grammaticale che io potrò commettere nel trascorso del mio discorso che io vado a dare oggi a tutti voi. Come già ho detto a tutti voi, mia intenzione non è causare disagio e non voglio disturbare nessun testimone di Geova. Sempre detto che i testimoni di Geova sono gente brava, intelligente, molti sono gente intelligente che hanno stato ingannati per questa organizzazione religiosa che si è autodichiarato essere scelta per Gesù Cristo nel 1918. E questo è un punto che io sempre, sempre ripeto nei miei video che io carico in YouTube. Di questo assunto che la selezione dello schiavo nel 1918, quando Gesù arrivò, presumibilmente, è una grande menzogna. E questo è un inganno per parte della società Torre di Guardia a persone oneste, sincere, che sono i membri, gente buona, che vogliono fare la volontà di Dio. Di questo io non avevo nessun dubbio, perché questa gente, i membri sono gente brava, gente onesta, che, come ripeto, vogliono fare la volontà di Dio per salvarsi nel Armageddon in arrivo. Come sempre ho detto a tutti voi, io comincio il mio discorso menzionando, dicendo su questa torre di guardia che sempre ho menzionato in altri video che ho caricato YouTube, e rispetto alla torre di guardia del prima di aprile del 2007, pagina 22, paragrafo 5, dove la società Torre di Guardia dice nel 2007, dice che quando, qui lo possiamo vedere qui insieme nel suo monitor del suo computer, della vostra computer, voi potete vedere questi CD-ROM della società Torre di Guardia. Con questa torre di guardia dal 2007, del prima di aprile, pagina 22, paragrafo 5, che la società ha insegnato ai membri che Gesù arrivò nel 1918 per sottoporre ispezione allo schiavo. Leggiamo insieme questa parte che sta in giallo, qui potete vedere questa torre di guardia, che recita come segue. E dice così: quando nel 1918 arrivò, parlando di Gesù Cristo, per sottoporre a ispezione lo schiavo, Cristo trovò un rimanente di fedeli, discepoli, unti, con lo spirito che dal 1879 aveva usato questa rivista e altre pubblicazioni bibliche per provvedere in senso spirituale cibo a suo tempo. Li approvò quale suo strumento composito o schiavo e nel 1919 affidò loro la gestione di tutti i suoi averi sulla terra. E questa è la dottrina che Gesù arrivò nel 1918 per sottoporre ispezione al suo schiavo, e in quell'anno dell'ispezione Gesù aveva fatto
una rivista di che cosa loro stavano insegnando ai domestici, e Gesù aveva trovato che quel cibo spirituale che questo schiavo stava fornendo alle nazioni era un cibo spirituale corretto e di alta qualità, e per questo motivo Gesù aveva deciso scegliere a questo schiavo per dare il cibo spirituale alle nazioni, la buona notizia alle nazioni. E aveva caricato tutti i suoi averi sulla terra. In altra rivista, Torre di Guardia, che voi potete vedere qui in YouTube, di data 15 gennaio 1971, pagina 45, paragrafo 1, la società Torre di Guardia dichiara come segue. Vediamo insieme questa altra torre di guardia che voi potete vedere qui in suo monitore. Come detto, la torre di guardia dal 1971, dove la società Torre di Guardia dice come segue. Cristo Gesù sul trono del potere del regno dal 1914 e vi ha diretto particolarmente dal 1919. Ascoltate questa parte. Ripeto questo altra volta. E dice così: Gesù Cristo sul trono del potere del regno dal 1914 e vi ha diretto, cioè che lui, Gesù Cristo, è stato nella direzione, facendo una osservazione, particolarmente dal 1919, i suoi unti seguaci che lui aveva scelto nel 1918, come abbiamo letto prima, e che nel 1919 aveva incaricato questo schiavo unto scelto per annunciare la buona notizia alle nazioni, e questa torre di guardia conferma questo dicendo, cioè, che dal 1919 i suoi unti seguaci sulla terra, nella proclamazione della buona notizia del regno, è stabilito a tutte le nazioni. Matteo 24,14. Cioè che questo testo di Matteo 24,14 si aveva cominciato quando Gesù, quando stava seduto nel regno in suo trono, fino dal 1914, e particolarmente dal 1919, quando aveva scelto suo schiavo, lui è stato nella direzione, o ha diretto particolarmente ai suoi seguaci unti sulla terra per proclamare la buona notizia del regno a tutte le nazioni. E questo in compimento di Matteo 24,14. Negli anni successivi e fino al presente, tale messaggio è stato davvero una buona notizia. Ripeto questo. Negli anni successivi, cioè dal 1919 in avanti, e fino al presente tempo, tale messaggio è stato davvero, davvero una buona notizia per centinaia di migliaia di uomini, donne e fanciulli in ogni paese. Facendo un riassunto di questo articolo, abbiamo imparato in questo articolo che quando Gesù aveva cominciato la sua seconda parusia visibile nel 1914 e aveva preso il potere del regno in quell'anno di 1914, 3 anni e mezzo dopo Gesù aveva fatto sua ispezione a suo schiavo, cioè nel 1918, e dopo di avere lui approvato questo schiavo fedele come suo schiavo, Gesù aveva diretto a questo schiavo unto, a questi seguaci unti suoi sulla terra, per proclamare la buona notizia del regno stabilito a tutte le nazioni. Matteo 24,14. E negli anni successivi, cioè
dopo dal 1919 in avanti, e fino al presente tempo, tale messaggio è stato davvero una buona notizia per centinaia di migliaia di uomini, donne e fanciulli in ogni paese. Questo si diceva in questa torre di guardia dal 1971, dal prima del 15 di gennaio, pagina 45, paragrafo 1. Allora, vediamo se questo è vero, se questo schiavo diretto per Gesù Cristo, incaricato per annunciare la buona notizia alle nazioni, particolarmente sul regno stabilito di Dio, era veramente, veramente una buona notizia. Vediamo se questo è vero. Abbiamo visto prima che la Società Torre di Guardia aveva pubblicato questo libro qui, che si chiama Milioni che oggi vivono non morranno mai. E questa fu la prima cosa che questo schiavo scelto e principalmente diretto per Gesù Cristo, basso la responsabilità di Gesù Cristo, perché questo è lo che la torre di guardia che abbiamo letto dice, che questo schiavo scelto per Gesù Cristo, Gesù aveva diretto questo schiavo personalmente per il lavoro di annunciare la buona notizia alle nazioni, cominciando nel 1919, come abbiamo visto. E quando noi facciamo una rivista di che cosa fu quello che questo schiavo aveva cominciato a annunciare, basso la direzione di Gesù Cristo, personalmente, basso la responsabilità di Gesù Cristo, fu a annunciare alla nazione questo libro, Milioni che oggi vivono non morranno mai, in vista che nel 1925 sarebbero resuscitati tutti i patriarchi bibliche dell'antichità per abitare sulla terra in un paradiso restaurato e così cominciare il regno di Gesù Cristo per 1000 anni. Per 1000 anni. Questo fu l'annuncio che questo schiavo aveva cominciato a annunciare fino dal 1919, dicendo che nel 1925, cioè per 1920, per 6 anni di più, cominciando a contare nel 1919, sarebbe cominciato il regno millenario di Gesù Cristo, e la terra sarebbe restituita e un paradiso restaurato, e così comincerebbe il regno di Gesù Cristo. Mia domanda è giustificata: com'è possibile che Gesù aveva diretto personalmente, come dice questa torre di guardia, questo schiavo per dare la buona notizia alle nazioni, quando questa buona notizia era proclamare, annunciare una menzogna, cioè un falso Armageddon per 1925? Questo fu la prima parte del mio video titolato Riflettiamoci insieme alcuni punti di vista delle dottrine della Società Torre di Guardia. In questa prima parte io avevo parlato della prima cosa che aveva fatto questo schiavo scelto per Gesù Cristo nel 1918 e annunciare la buona notizia alle nazioni nel 1919 con questo libro che abbiamo appena visto. Allora, per rinforzare questo assunto, questo punto di un falso Armageddon per 1925, io voglio mostrare a tutti voi come un rispallo, come un sostegno più forte di questo che ho detto, perché io non parlo menzogne, non parlo cose che non sono certi, che non è vero, che non sono la verità. Io mi piace sempre parlare quello che io sto sicuro e che avevo le prove nelle mie mani, e non mi piace parlare qualsiasi cosa così semplicemente. Oggi io vado a mostrare a tutti voi alcuni clip giornalistici del tempo del giudice Rutherford, quando lui aveva cominciato con questa campagna intitolata Campagna dei Milioni,
in base a questo libro, milioni che oggi vivono non morranno mai. E questa campagna dei milioni, riferendo a questo che abbiamo detto che milioni di persone non morranno mai, perché la fine del mondo sarebbe per 1925. Questo discorso, questo annuncio si aveva cominciato nel 1919 come quella buona notizia incaricata per Gesù Cristo e diretta per Gesù Cristo. E vediamo altre prove che io voglio far vedere a tutti voi. Forse no, voi non vedete queste clip giornalistici della epoca, dal 1920. Di quel tempo quando si aveva cominciato, 1919 fino al 1925, quando si aveva cominciato a pubblicitare alla nazione una falsa profezia dalla fine del mondo per 1925, basso la direzione di Gesù Cristo direttamente. Secondo questa torre di guardia dal 1971, dal prima del 15 di gennaio 1971 che abbiamo visto, abbiamo letto che dice così, che dal 1919 Gesù aveva diretto personalmente a questo schiavo scelto per lui, per egli, per annunciare la buona notizia alle nazioni circa il regno di Dio, o stabilito nel 1914, per cominciare nel 1925 con il regno di 1000 anni di Gesù Cristo. E questa fu una menzogna, e la domanda è com'è possibile che Gesù aveva diretto personalmente a suo schiavo per comunicare, per annunciare una menzogna. Questo è il punto qui. Allora vi faccio vedere a tutti voi alcuni clip giornalistico di tempo del 1919 al 1925 che si pubblicava negli Stati Uniti annunciando e pubblicitando il regno. Vediamo insieme, questo sarà molto interessante per tutti voi, e una mostra delle prove che io ho messo qui in YouTube per tutti voi Testimoni di Geova, che questa falsa organizzazione religiosa aveva annunciato come falsi profeti, che loro sono falsi profeti. E questa fu altra falsa profezia dalla fine del mondo per 1925, che aveva cominciato dal 1919 a 1925 e non aveva caduto mai l'Armageddon in quel anno, e cioè milioni di persone che vivevano prima dal 1925, tutti loro hanno oggi morto, e non fu mai vero che essi sarebbero sopravvissuti l'Armageddon per 1925. Vediamo allora queste clip giornalistico degli anni 19 e 20. Cari amici testimoni di Geova e pubblico in generale, qui voi potete vedere alcuni clip giornalistico cominciando dal 1919 fino al 1925 circa della campagna dei milioni che voi potete leggere qui, intitolato Milioni che oggi vivono non morranno mai, che fu la campagna dei milioni, che aveva cominciato, come aveva io detto, nel 1919 fino al 1925. Allora cominciamo in avanti a vedere, a andare indietro nel tempo, e qui possiamo vedere questo giornale, questo clip periodistico, giornalistico, questo clip giornalistico che si intitola La Tribuna di Oakland. Tribuna di Oakland, questa è la data. Facciamo un approccio. Questo articolo di questo clip periodistico, un avvicinamento, un approccio. Qui si può vedere la data. Qui, per esempio, possiamo vedere la data aprile 28, 1919. E qui si può vedere molto bene la data. Questo è il clip giornalistico di quel tempo, tanti anni fa, quando
Questo schiavo fu scelto, incaricato per Gesù Cristo per annunciare la buona notizia alle nazioni. E qui vediamo come il giudice Rutherford, come parte di questo corpo unto scelto per Gesù Cristo, aveva cominciato questo, di annunciare la buona notizia alle nazioni, pubblicitando attraverso i principali giornali degli Stati Uniti suo annuncio, sua buona notizia, dicendo: Rutherford nell'auditorio dice il mondo ha finito. Il successore del pastore Russell dichiara: una nuova età ha cominciato, la morte cesserà presto e la morte pronto finirà. E qui lo vediamo, possiamo vedere la sua fotografia in questa pagina del giornale. Si può vedere abbastanza bene la sua fotografia qui, e il suo nome si può vedere anche. Abbiamo visto che questo fu del 1919, questo è una novità per tutti voi, forse voi non avete visto questo mai in sua vita, però questo fu il comincio dell'annuncio, di questo annuncio alle nazioni, dichiarando che il mondo aveva finito e che molto, molto vicino la morte non sarebbe mai più, e avrebbe finito la morte e non avrebbe mai morte nella terra, la gente non morrà mai. E qui vediamo sua fotografia in questo giornale, questo, abbiamo visto la data qui, la data dice qui, ricordiamo aprile 28, 1919, il giornale si chiama il Oakland Tribune, la tribuna di Oakland, e questa è la mattina di lunedì. La notte, no? Questa è la notte, la sera, questa è la sera di lunedì. E qui si legge algo interessante qui. Andiamo sotto e facciamo qui una risaltazione. E qui si può leggere questo, vediamo questa parte, voglio che voi vedete questo. No, facciamo più vicino questo. E qui si può vedere, qui comincia l'annuncio, comincia a annunciare questa campagna dei milioni, che voi potete vedere qui, facciamo qui una ombra. Qui si dice ben chiaro, se può vedere, milioni che oggi vivono non morranno mai. Qui si comincia questa campagna dei milioni, che abbiamo visto in questo libro, perché Rutherford diceva che fino a 1925 i antichi patriarchi biblici dell'antichità sarebbero resuscitati per abitare la terra e un paradiso terrenale restaurato. E questo sarebbe accaduto per 1925. E così questo schiavo scelto per Gesù Cristo aveva cominciato questa campagna dei milioni annunciando una falsa profezia per la fine del mondo per 1925. E abbiamo visto la data, 1919, quando comincia questa campagna. Qui più in avanti, quando questa campagna aveva continuato gli anni seguenti, tutti gli anni seguenti a 1919, tutti gli anni dopo, dal 1919, continuavamo con questa stessa campagna. Noi possiamo leggere qui: milioni viviranno per sempre, dice già il giudice Rutherford, e dice che aveva 3.000 persone presenti nell'auditorio ascoltando il suo discorso. E qui possiamo vedere questo clip periodistico che si chiama La Costituzione di Atlanta, il giornale La Costituzione di Atlanta, Georgia, e questo del 1921, e continuavano con questa campagna dei milioni
annunciando la fine del mondo e che la gente non morranno mai, perché la fine del mondo stava molto vicino per 1925, e qui si dà una spiegazione molto lunga su questo assunto della fine del mondo molto vicino per 1925. Questo si può vedere perfettamente tutta questa spiegazione che lui dà qui dentro, e possiamo vederlo qui, in questa parte. Cerchiamo qui, e qui si vede la data quando fa una spiegazione di questo assunto, di cui si può vedere perfettamente 1925. Facciamo così, qui si può vedere, e dice 1925 qui, e dopo insiste lo stesso dicendo che questo anno del 1925 deve marcare il comincio del periodo di restaurazione di tutte le cose. Qui vediamo questa parte qui, facciamo. Dice così: dunque, 1925 deve marcare il comincio del periodo della restaurazione menzionato per l'Apostolo, come si aveva detto sopra, e questo fu l'insegnamento nel 1921, che nel 1925 sarebbe la data del comincio del periodo della restaurazione di tutte le cose, e che fu una promessa, questo della restaurazione, e che vuol dire che questo sarebbe un compimento della profezia del regno millenario di Gesù Cristo, che avrebbe cominciato nel 1925. E qui noi lo possiamo vedere perfettamente in questo giornale, che si annunciava questa menzogna, questo inganno, questa falsa profezia in questo giornale che abbiamo visto qui, in questa pagina di questa altro giornale del 1921. Vediamo altro. Qui insiste, questo è data che anno sarà. Qui si può vedere, vediamo un po' più qui, una vicina qui con la mano. Questo è dell'anno 1921, che si può vedere qua, 1921, il giornale Oakland. Qui si può vedere la faccia di Giorgio Serrafo, qui dichiarando, annunciando che milioni che oggi vivono, il titolo è così: milioni che oggi vivono non morranno mai. Esisteva questa gente che vivevano, non morranno mai, in vista che l'Armageddon previsto per 1925 era una certezza. Invece tutti loro hanno morto, anche il giudice Radefa. Qui c'è altro clip periodistico, si chiama il Porto Ponte Telegram, The Bridge Port, il Porto Ponte Telegram, si chiama così questo giornale, venerdì dicembre 3 1920. Guardate la data, 1920, e si parlava di questo discorso. Qui po voi potete vedere qui già il Judge Rutherford, qui si può vedere sua fotografia con lo stesso discorso: milioni che oggi vivono non morranno mai. E la stessa, questa fu la campagna dei milioni che presumibilmente Gesù stava dirigendo, era diretto per Gesù Cristo questa menzogna. Chi può credere questo? Vediamo qui l'altra, qui c'è altra, questa è altra, con la stessa faccia, però è altro giornale. Qui si può vedere lo stesso titolo: milioni che oggi vivono non morranno mai, 1920, questo 1920 ancora. Si può vedere la data molto bene. Vediamo se c'è altra di più.
sono giornali dell'epoca degli anni 20. Negli anni 20. Qui c'è altro, qui c'è altro del Washington Post. Guardate questo. Guardate, questo è lunedì, novembre 28, 1921. E dice così, guardate bene questo. E si legge così: Cristo viene per governare in 1925. Cristo viene per regnare nel 1925, dichiara o dice il già dice Rutherford. E sotto si legge, milioni che oggi vivono non morranno mai, dichiara il giudice Rutherford nel teatro, auditorio. Queste sono prove, signore, qui si può vedere le prove di questa campagna dei milioni di proclamare alle nazioni una menzogna. E questo ha lasciato la società Torre di Guardia come un'organizzazione bugiarda. E dopo il 1925 la società Torre di Guardia aveva rimasto una società di falsi profeti. E qui si può vedere anche altra rivista. Queste vediamo questa altra. Qui c'è altra, questo giornale si chiama The Lima News. Il notiziero Lima, Notizie Lima, giornale Notizia Lima, e questo è del anno, questo di che anno è? Lunedì, aprile 1921, sembra di essere, e qui si parla dello stesso assunto della campagna dei milioni, e qui si può vedere un rappresentante della società Torre di Guardia di quel tempo, questo signore di Canada, perché questa campagna aveva arrivato al Canada, e qui si può vedere questo signore M.A. Howlett di Toronto, Canada, facendo questo discorso di Rutherford, che dice: la resurrezione dei morti molto, molto presto. Milioni che oggi vivono non morranno mai, Dutch Rutherford. E questa fu una campagna che si aveva fatto dal Canada, tutti gli Stati Uniti, con rappresentanti della società che andavano a dare questo discorso pubblico a tutte le principali città del mondo, degli Stati Uniti e del Canada. Qui si può vedere, vediamo qui, qui c'è altra, vediamo qua, questa è la stessa Lima Times, Lima News, questa è la stessa, lo stesso giornale, aprile 14, e qui forse c'è altro rappresentante della società, questo è lo stesso. Questa è la stessa persona. Qui vediamo qua. Questo continua questo Lima News, Rutherford. Qui c'è altra. Come si chiama questo? Questo si chiama The Coshocton Tribune. Coshocton. Che cosa vuol dire quello? Una città, The Coshocton Tribune, Coshocton Tribune, Ohio. Questo è del 1923, come voi potete vedere qui ben chiaro, siamo in avanti nel tempo, 1923, e questo è altro rappresentante della società che andava dando questo discorso: milioni che oggi vivono non morranno mai. Questo è il signor Roberts di Brooklyn, New York, alto rappresentante della società, per dare un annuncio falso, una menzogna alle nazioni, diretto per Gesù Cristo, come dichiara la Torre di Guardia del 1971 che abbiamo letto, diretto per Gesù Cristo, una menzogna. Qui possiamo vedere altra
pubblicazione, questo altro giornale si chiama il Giornale Indipendente. Qui si può vedere il Giornale Indipendente di Pennsylvania. Non si può vedere la data qui. Sta scritto, ma non si può vedere, forse 1923 anche. Qui si vede questo alto rappresentante della società Torre di Guardia che sono andato a predicare, ad annunciare un discorso pubblico dicendo che il giorno del giudizio del Signore si è avvicinato, il giorno finale. Gli unici che vivono non moriranno mai per il Signore. Sanou, Sanou. Continuiamo con questo discorso. Qui c'è altro, qui c'è altro, vediamo la data qui. Qui si può vedere questo altro. Milioni che oggi vivono non morranno mai. Nel 1921 anche. Qui si può vedere questo Hamlet in Toronto dando questo discorso per incarico del giudice Rutherford. È diretto per Gesù Cristo. Qui c'è altro, vediamo qui. Ah, qui si legge, qui sotto a destra si può vedere il giorno del giudizio del Signore. Presto. I milioni che oggi vivono non morranno mai per il giudice Rutherford. E in Ohio. Nello stesso momento stava questo signor Sauno, Sano, dando lo stesso discorso, questa menzogna. Vediamo questo altro. Ah, qui c'è altro giornale, guardate qui. Si chiama Iowa City Press Citizen. Cittadini di Iowa City, si chiama questo giornale. Questo è l'anno 1900, anno 1921, maio. Maggio 23, e se legge la stessa cosa qui, si dichiara questo: la resurrezione dei morti molto presto. Gli unici che oggi vivono non morranno mai. E continuiamo con questa campagna del milione attraverso del giornale periodistico, del diverso giornale periodistico. Qui c'è altro, altro qui. Qui si vede questo signor Kruger, alto rappresentante della società Torre di Guardia, dicendo che l'impero di Satana e Diavolo sta cadendo. È finito per Kruger. Dato per Kruger. Qui c'è altro. Qui, gli unici che vivono non morranno mai. Questa è altra persona qui, alto rappresentante della società, che andavano predicando, dando questo discorso, milioni che oggi vivono non morranno mai, questa menzogna. E questo si chiama Burnham, di Detroit, Michigan. Questo, no? Seguivano con la stessa storia qui. Vediamo qui, qui c'è altro, questo pagina 7, ancora continuiamo con lo stesso, questo c'è altro rappresentante della società di nome Coward, facendo discorso in Detroit, Michigan, sullo stesso tema, milioni che oggi vivono non morranno mai. E qui si vede altra volta questo signor, e questo ancora di più, questa altra pubblicazione in questo giornale delle Lima News, questo è altro rappresentante della società, con lo stesso titolo, milioni che oggi vivono non morranno mai. Questo è un discorso fu dato per questo signor Rockhoff di Detroit, Michigan. Questo giornale è del anno giugno 26, ma non dice l'anno, non si guarda qui, non si vede qui. Ma forse è dal 1923, più o meno. Qui c'è altra di Appleton Post Crescent, questo dal 1922. Facciamo un zoom qui per vedere meglio.
Qui si vede il anno 1922, maggio 18, Appleton Post Crescent, questo è il giornale. E qui si può vedere questo discorso, milioni che oggi vivono non morranno mai. Questo è dato per questo signore Thornton nel teatro Bijou nel 1922. Questo fu, come voi potete vedere, una campagna dei milioni. Si aveva cominciato questa campagna per pubblicitare, per annunciare la fine del mondo per 1925. E questo fu l'incarico del giudice Rutherford ai suoi seguaci, annunciare una menzogna per tutto Canada e Stati Uniti e al mondo, assicurando tutti loro e quelle persone cristiane che vivevano prima dal 1925 non moriranno mai perché la fine del mondo accadrebbe nel 1925, molto vicino, presto. Vediamo questo altro, forse questo è l'ultimo, la ultima pubblicazione qui, vediamo. No, ancora no. Questo altro giornale del Oakland Tribune, come si può vedere qua, Oakland Tribune, febbraio 12, 1920, 24 forse, 1924. E dice così, si legge così, la civilizzazione condannata, però milioni che oggi vivono non morranno mai. Nell'auditorio municipale di Oakland. E giustificando, qui si vede la fotografia del giudice Rutherford, ancora abbastanza giovane. Judge Rutherford, Oakland Municipal Auditorium. E questa è la ultima, vi faccio vedere a tutti voi. Quando aveva arrivato l'anno 1925, qui si può vedere la data, aveva cominciato l'anno 1925, qui si vede la data, febbraio 1925, qui. Il giudice Rutherford ancora continuava con questa storia, con questa profezia falsa per quel lo stesso anno 1925, assicurando a tutte le persone e a tutti i suoi seguaci che la fine del mondo sarebbe accaduto per questo stesso anno e che questa era una verità che stava nella Bibbia, dichiarata nella Bibbia. E qui si può vedere a Rutherford con questo giornale periodistico di quel tempo, annunciando una assurdità, la civilizzazione sta condannata, però milioni di persone che oggi vivono non morranno mai. Oakland Auditorium. Qui si può vedere. Queste sono le prove, cari signori e signore testimoni di Geova. Quando io parlo una cosa, parlo la verità. Questa fu la prima cosa che ha fatto questo schiavo per pubblicitare alle nazioni, pubblicitare un falso Armageddon per 1925, come voi potete vedere con queste prove dei giornali principali, giornali di Stati Uniti, di diverse città di Stati Uniti. Aspetto che questo video sia stato molto interessante per tutti voi e forse questo vi farà riflettere abbastanza per voi giudicare a questa organizzazione se veramente è l'organizzazione di Dio o è l'organizzazione di Satana, il diavolo, un falso profeta, menzognero, ingannatore. Vi lascio e grazie per ascoltarmi e guardare questo video.
Arrivederci e a presto.